Buongiorno, benvenuti nel mio canale. Oggi trattiamo un argomento, però sono vari argomenti, quindi rispondo alle vostre domande. Allora, Franci Pugli mi ha chiesto: è in Germania se perdi il lavoro, scatta la disoccupazione? E quindi la grande cassa è pagata dallo Stato? Allora, Franci Pugli, io ti rispondo così, la disoccupazione qui viene pagata, però devi aver fatto un anno di lavoro, soprattutto non ti devi licenziare tu, perché se ti licenzi tu viene bloccata per 3 mesi, quindi per 3 mesi non ricevi niente dalla disoccupazione. Quindi facciamo l'argomento se... Hai lavorato per un anno, giustamente la ditta finisce il contratto, ti lasciano a casa, vai alla disoccupazione, che qui si chiama Arbeitsamt, chiedi tutti i formulari, ti fanno domande. Ora con questo coronavirus stanno facendo un po' tutto per telefono, quindi diciamo che viene fatto documentazione, ti vengono chiamati, vieni chiamata spesso, ti fanno delle domande, cosa vuoi lavorare, ti mandano le lettere a casa, devi rispondere assolutamente, perché ma un minimo non rispondere ti bloccano subito i soldi. E niente, quindi vieni pagata dall'Arbeitsamt e insieme all'Arbeitsamt sei assicurata alla Krankenkasse. Perché in pratica loro si prendono la responsabilità di tutto, quindi anche io sono assicurata, però fino a gennaio. Dopodiché perdo tutto se non ho trovato lavoro. Se invece ho trovato lavoro, continuerò con la ditta nuova e loro si tolgono. Quindi sia la disoccupazione viene pagata un anno, cioè con un anno di lavoro, e calcola che io sono stata licenziata ad aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, e vengo pagata per 9 mesi. Quindi per 9 mesi vengo pagata dalla grande cassa, e dopo i 9 mesi basta, scatta magari adesso non mi ricordo, ma io penso che scatti l'altro tipo di cosa, però è un po' più bruttina, perché o se no dovresti andare, quando loro magari finiscono di pagarti, vai alla job center e la job center ti fa tutti i conti a casa, tutto, e tramite quello ti dice: io ti posso dare tot al mese, però è sempre meglio qua in Germania avere un lavoro. Non stare con queste cose, job center e Abacam, perché è solo perdita di tempo, perdita di pazienza e tante altre cose. Poi rispondo alla domanda di Moni Dream. Avevo già risposto sotto un video, però voglio anch'io rispondere alle sue domande. Come sono fatte le cose in Germania? Come sono fatte le case in Germania? Le case in Germania sono fatte per starci dentro e poi uscire. Scherzo. Le case sono fatte con molto parquet, perché qui usano tanto il parquet, però purtroppo il parquet porta tanta polvere. Pavimento è raro, proprio costruzioni nuove o magari ditte italiane che ti fanno il pavimento in casa. Ma tutte le altre sono parquet, o se no fanno il pavimento solo se devono mettere il termosifone sotto quello a pavimento, il riscaldamento a pavimento. Quindi la maggior parte sono fatte con il parquet, la maggior parte di case devi decorartele tu, nel senso che qua sono fatte non con le pitture ma con la carta. Però io in casa ho solo il salotto e le camere con la pittura, l'entrata è fatta tutta di carta. Poi ci sono differenze tra Italia e Germania? Sì, ci sono differenze.
soprattutto nei pagamenti. In Italia costano molto meno, in Germania costano molto di più le case, anche perché loro nelle case ci mettono neve, cose, già ci mettono i termosifoni, cose, invece in Italia viene pagato tutto a parte, e comunque non costano così tanto. In Italia le case, anche perché ho fatto la differenza, io pago 800 e qualcosa, 860 euro, e invece il mio papà paga 350 euro ed ha la casa un po' più grande della mia, con direttamente il giardino, invece io non ce l'ho. Quindi sì, c'è la differenza. E poi se ci accettano i disabili e se possiamo portare i genitori disabili, certo, ovvio, soprattutto quelli li accettano immediatamente. Se tu affitti una casa, ovviamente devi chiedere al padrone di casa se tu puoi portare, che hai la mamma disabile o papà disabile, e ti viene, supplementato il riscaldamento. Quindi io penso, loro fanno su una persona 50 euro, 70 euro massimo di in più che devi pagare con l'affitto. E comunque non ti dicono mai di no, ma tranne che la casa sia proprio piccola, 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 che non possono stare più di 3 persone. Poi, come funziona? Funzionamento te l'ho detto, devi solo chiedere al padrone di casa e loro guardano i metri quadrati della casa, nel senso che se quella casa è fatta per 2 persone ti dicono di no, se invece la casa è fatta per 3-4 persone sì. L'unica cosa che devi fare è andarlo a meldare quando sei in Germania, ti devi meldare comunque al comune e quindi devi ameldarti e stare lì. Comunque devi dichiarare quella persona che sta in quella via e sta con te, niente di più. Poi, un altro argomento, sempre per Money Dream, un'altra domanda era: se vado su eBay, cerco con la scritta in tedesco regalo, sai se sono disposti o disponibili a spedirli in Italia? Allora, il pagamento di spedizione qui sono molto cari. Ti spiego, io ad esempio devo mandare un seggiolino, un seggiolone da bambino che mi viene lunghezza 120 per 60 per 60. Allora, alla posta mi hanno chiesto la bellezza di 82 euro da mandarlo, con lo stesso metodo, però su internet ho trovato sempre DHL che me lo viene a prendere direttamente a casa. Pagando quello che c'è da pagare, tipo il peso e tutto, ho digitato e mi viene a costare 25, 23 euro. Allora, adesso, perché io devo andare alla posta che ho perdita di tempo, perdita di denaro e pagare 82 euro quando io posso benissimo farmelo arrivare a casa il corriere e pago 23 euro? Cioè, c'è una bella differenza. L'ok che ho chiesto anche alla posta come mai venisse fatto così, mi dice su internet è diverso, qua è la posta. Ok, però è sempre DHL. Comunque, apro parentesi e chiudo. Quindi, devi c'è. Sì, qua regalano le cose, però chi regala, oltre a quelli che ti regalano, sotto c'è scritto devi venirtelo a prendere, perché loro fanno questa logica dicendo io. Te la regalo questa cosa, però tu te la devi venire a prendere. Quindi mandarli proprio dovessi trovare magari uno che è proprio super 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 buono, che gli dice che gli paghi la spedizione, che tu paghi la spedizione a loro, che gli mandi i soldi della spedizione, allora magari loro ti possono mandare questa cosa. Però mandarli fino in Italia è molto molto difficile e non penso che fanno questo tipo, tranne che dovessi avere un parente qui in Germania che se lo vada a prendere e magari col tuo parente ti metti d'accordo per l'invio e tutto il resto, ma sempre che tu devi pagare la spedizione, ma ti viene a costare una cifra intera. Quindi
Quindi queste sono state le domande, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sono stata soddisfatta nel rispondere, se avete altre domande lasciate qui sotto nei commenti e ci vediamo nel prossimo video.